Proseguiamo con i lavori, come già preannunciato prima, adesso sarà il comandante Roberto Massarotto a parlarci un po' di questo argomento così smerigliato. Come avete visto, i velivoli di quinta generazione, impiego operativo anche in operazione con gli APR, ma insomma più in generale, riprendendo anche il discorso del video che ci ha fatto vedere poc'anzi. Prego, prego comandante. Ok, eccoci qua. Sono poche slide, 251 credo, non di più. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di calcio. Quanti tifano il Foggia? Quanti la Juve? Milan? Udinese? Ottimo. Allora, perché? Perché la foto di una squadra di calcio? Perché ieri sera, mentre preparavo la presentazione, mi stavo chiedendo come faccio a rendere un po' l'idea di quella che è l'aeronautica. E quindi ho pensato a una squadra. Una squadra, qualunque sport andava bene in realtà. Come si vince una partita, la battaglia? Come si vince il campionato, il conflitto? Innanzitutto, noi sappiamo che anche nel calcio studiamo l'avversario. L'allenatore quindi raccoglie informazioni. Dopodiché ci alleniamo dal punto di vista fisico e dal punto di vista tattico. Ci alleniamo ripetutamente fino ad arrivare alla gara. Dopodiché è importante che ci sia comunicazione tra tutti gli elementi della squadra. Intesa. E c'è bisogno di qualcuno che sta in mezzo, che faccia da regia, il comando, il controllo. Tutto questo alla fine si ripete un po' in tutte le cose che facciamo, e anche valido per l'aeronautica militare. Quindi parlerò oggi, non sarò lungo sulla storia o su quant'altro, cercherò di spiegarvi più o meno come funzionano i nostri assetti, che sono gli assetti che abbiamo ad Amendola, cercando di suscitare un po' del vostro interesse, di magari rispondere a qualche domanda che avete. Come nascono i velivoli a pilotaggio remoto? L'idea nasce tanti anni fa, però il concetto moderno dell'applicazione probabilmente lo possiamo andare a trovare alla fine degli anni 80. Era un requisito della CIA, dovevano cercare di raccogliere informazioni. Nasce così l'OGNAT, che era un velivolo sviluppato dalla Gasi, che poi si è evoluto ed è diventato il Predator, l'MQ-1, nei primi anni 90, è stato impiegato sulla ex Jugoslavia, e poi l'MQ-9, e si stanno evolvendo ancora. Qual era il requisito? Raccolta di informazioni lungo time on station. Qualcuno sa cosa vuol dire time on station? Tu lo sai? Time on station. Sì, te non lo sai. Allora, time on station vuol dire tempo di permanenza sul luogo di missione. No? È il calciatore che dura 10 minuti, c'è il calciatore che dura 90 minuti. Evitare i rischi e pericoli ai piloti, quindi il Predator permette al pilota di stare sicuro a casa e mandare il velivolo sul territorio ostile. E poi tutto questo, visto che deve volare per tantissimo tempo, deve avere un basso costo di esercizio. L'aeronautica è stata una delle prime forze armate a dotarsi di questi velivoli. Nei primi anni 2000 viene aperto il 28esimo gruppo ad Amendola, poi dopo pochi anni inizia a essere operativo, viene impiegato in Afghanistan, viene impiegato in Iraq, viene impiegato tuttora in Iraq e in Libia. E poi nel 2017 viene creato un secondo gruppo volo APR, proprio per la estrema e grande necessità ed esigenza che c'è di questo tipo di assetti. Sempre il 61esimo gruppo, che si trova a Sigonella, vicino a Catania, e che dipende sempre dal 32esimo store.
e adesso in futuro stiamo pensando a qualcosa di più moderno. Qual è quindi abbiamo due droni diversi, il Predator A e il Predator B. Differenze sostanzialmente nella velocità. Uno è un po' più veloce, questo permette di raggiungere prima l'area di operazioni, che spesso è molto lontana, e poi la velocità lo aiuta a spostarsi rapidamente da un posto all'altro dell'area di operazioni. Perché questo è importante? Perché uno dei compiti che ha il Predator è supportare le truppe di terra. E poi la quota operativa, l'altitudine massima e quindi la quota operativa, dove l'MQ-9, che è più nuovo, c'è una quota operativa molto più alta. Importante, perché quando si fa a casa del vicino è meglio stare lontani dalla minaccia. Quindi più alti siamo e meglio stiamo. A cosa serve? È un assetto ISTAR, Intelligence Surveillance Targeted Acquisition Reconnaissance. Raccoglie informazioni su tutto ciò che serve sapere. Raccoglie informazioni sui target, raccoglie informazioni su ciò, sull'acquisizione dei target, fa sorveglianza ovviamente e post missione analizza ciò che è accaduto e se si è ottenuto gli effetti desiderati. Ma c'ha un sacco di altre funzioni il Predator. Fa SAR e Combat SAR, SAR Search and Rescue. Serve per andare a recuperare i piloti che purtroppo si sono dovuti lanciare. Combat Search and Rescue per andarli a recuperare in territorio nemico. Forse qualcuno di voi qualche film l'ha visto. Il Predator supporta una missione che è molto complessa, che è quella del recupero del pilota. NEO. Qualcuno sa cos'è NEO? C'è scritto, tra l'altro. Però nessuno si offre. NEO è un tipo di missione molto particolare. Sono missioni che purtroppo sono dovute avvenire anche recentemente. Il Predator è un velivolo che può supportare queste missioni. Servono per esfiltrare sostanzialmente personale, persone anche civili, da posti che possono essere minacciati. E poi ci sono degli accordi interministeriali per i quali noi cooperiamo con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza nazionale. Qual è la caratteristica? L'ho già detto. Persistenza, resta a lungo nell'area di operazioni, bassa visibilità, personale al sicuro e tutto ciò è ovviamente, in tutto ciò il velivolo è collegato in un sistema di comunicazioni che sono sicure, quindi tutto il flusso di dati non può essere né intercettato né disturbato. Queste sono le aree dove adesso operiamo da Vendola, quindi abbiamo il Kosovo, dove c'è da garantire che vengano rispettati gli accordi di pace. C'è il Mar Mediterraneo, dove purtroppo c'è da garantire l'incolumità di chi cerca di vivere una vita migliore. C'è la base che abbiamo in Kuwait, dove operiamo sia sull'Iraq che sul Corno d'Africa, per azione antipirateria. E queste sono un po' di immagini di cosa abbiamo fatto negli ultimi anni. Ci abbiamo in basso a destra, qualcuno si ricorderà, il terremoto all'Aquila, quindi supporto alla protezione civile, il G8 sempre all'Aquila, Bari, l'ultimo, qua sopra in alto a sinistra, il G20 dell'anno scorso, e questo è l'arrivo del Presidente degli Stati Uniti, al Quirinale a Roma. Ovviamente tutto ciò avviene da molto lontano e quindi lo scopo è non essere né visti né sentiti, però qua quello che serviamo noi in queste circostanze è garantire l'ordine pubblico e supportare le forze di polizia. Come funziona un Predator? Vado velocissimo su questo. Può essere controllato in due modi. Uno, line of sight, quindi l'antenna che trasmette il segnale, vede, diciamo così, il velivolo.
Questo modo di controllare il velivolo viene utilizzato per il decollo e l'atterraggio. Perché? Perché così c'è poca latenza, poco isteresi tra l'invio del comando e la ricezione del comando al velivolo. Se ciò non fosse così, si rischierebbe di andare in una specie di oscillazione, chiamiamola così, e l'atterraggio sarebbe praticamente impossibile. I piloti stanno dentro questa scatola, che è un container. E poi c'è il controllo normalmente. Allora, immaginiamo che il velivolo va molto lontano. Se pensiamo che da Mendola andiamo verso la Libia, da quelle parti là, come può funzionare? L'unico modo per comunicare col velivolo è attraverso un satellite. Quindi c'è una seconda antenna che comunica col satellite, che trasmette i dati al velivolo, e viceversa il velivolo parla con noi e ci trasmette tutti i dati che abbiamo raccolto. In tempo reale noi li analizziamo e li veicoliamo verso i centri di comando e controllo. Terzo modo, andiamo molto molto lontani. Mi serve qualcuno che faccia decollare il velivolo, quindi avrò qualcuno che lancia velivolo dal territorio lontano, e volendo, poi dall'Italia col satellite, ne possiamo prendere il controllo. Io adesso vi lancio un altro video. Sto cercando di mettere il post bruciatore per recuperare i tempi. Allora, vediamo se ci riusciamo. Immagina qualcosa di estremamente leggero e silenzioso, così discreto che sia in grado di osservare qualsiasi cosa ad una distanza di circa 8 km. I velivoli Predator MQ-1 Charlie ed MQ-9 Alpha sono prodotti negli Stati Uniti d'America dalla General Atomics Aeronautical System e sono degli aeromobili a pilotaggio remoto. Si tratta di ricognitori teleguidati in grado di effettuare missioni ISTAR, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition e Reconnaissance grazie ad un sensore elettro-ottico e ad un altro ad infrarossi per il Predator Alpha Plus ed anche ad un radar ad apertura sintetica per il Predator Bravo. Queste telecamere sono in grado di fornire riprese diurne e notturne. La caratteristica principale dei velivoli a pilotaggio remoto è proprio la mancanza del pilota a bordo. Infatti, sono manovrati da una stazione di controllo a terra, chiamata Ground Control Station. La Ground Control Station è una vera e propria cabina di pilotaggio, dalla quale il pilota e il sensor operator cooperano curando la condotta del velivolo e la gestione dei sensori. Le due postazioni sono identiche e sono interscambiabili. Il Predator Alpha Plus ha un'apertura alare di 14,8 metri ed una lunghezza di 8,2 metri, come uno scuolabus da 30 posti, per un'altezza totale di 1,82 metri. Il Predator Bravo, invece, ha un'apertura alare di 20 metri, quanto un campo da padel, una lunghezza di 11 metri, per un'altezza totale di 3,8 metri. Un'altra differenza tra questi due velivoli è il piano di coda. Quello del Predator Bravo è a forma di V, mentre il Predator Alpha Plus è una V rovesciata, integrato da una pinna ventrale.
Il Predator Bravo è dotato di un impianto propulsivo costituito da un motore turboelica Honeywell TPE331-10T che alimenta un'elica retrospingente per raggiungere una velocità massima di 482 km/h come un hypercar di ultimissima generazione. Il Predator Alpha Plus, invece, è equipaggiato con un motore Rotax 912 a 4 cilindri che alimenta un'elica retrospingente che gli consente di raggiungere una velocità di 217 km/h. Data la loro estrema versatilità e grazie ai collegamenti satellitari, questi due velivoli possono vantare di un'importante autonomia in termini di time on station, che si traduce in un periodo di circa 15 ore per il Predator Bravo, che diventano addirittura 24 nel caso del Predator Alpha Plus. Inoltre, questi velivoli possono essere manovrati da più di 900 km di distanza, praticamente la stessa distanza che separa Milano da Londra. Ok, passiamo velocemente agli F-35, che forse è un altro velivolo che suscita un po' di curiosità, un velivolo invisibile. Allora, cosa vuol dire velivolo di quinta generazione? Velivolo di quinta generazione non vuol dire altro che ha un certo tipo di caratteristiche, quindi la bassa visibilità, dei sensori molto avanzati, e poi c'ha due aspetti fondamentali. La sensor fusion, e poi cercherò di spiegare cos'è, e poi la netcentricità. Quindi questo velivolo è all'interno di una serie di reti, lui raccoglie informazioni e le dissemina a tutti gli altri attori che ci sono nel teatro. Un po' di velivoli di quinta generazione che ci sono al giorno d'oggi, abbiamo l'F-22, l'F-35 che probabilmente è il più avanzato che ci sia al mondo, poi abbiamo il J-20 cinese e il Su-57 russo. Ma prima di parlare di quinta generazione, io sono un po' vecchietto rispetto a voi, quindi non so se lo conoscete ancora. Mosca cieca, qualcuno lo conosce? Ne ha sentito parlare? No, eh? Allora facciamo un altro esempio. Immaginiamo di spegnere le luci, di rendere questa stanza totalmente buia. Probabilmente voi non riuscireste a vedere cosa succede attorno a voi. Saprete sicuramente che c'è qualcuno vicino a voi, ma non sapete cosa sta facendo. Questo è quello che succede con l'F-35. Gli altri sanno che ci siamo, ma non sanno cosa stiamo facendo. Non ci vedono. Quindi non è una questione di essere invisibili. L'invisibilità non esiste. Ci si rende poco visibili, estremamente poco visibili. Cosa ci permette questo? Che in un sistema di difesa aeronemico loro ci possono vedere molto più da vicino e quindi noi riusciamo a passare indisturbati. Contro un altro velivolo, lui ci vede troppo tardi. Questo è il concetto della bassa osservabilità. Netcentricità.
tutti gli attori all'interno del campo nel teatro sono collegati tra di loro con vari data link. I data link non sono altro che delle reti che distribuiscono informazioni. Altri per le truppe di terra, UMF, ci sono altri tipi di data link. L'F-35 è capace di raccogliere una notevole mole di dati e si trova sempre al centro di queste reti, perché raccogliendo i dati li trasmette a tutti gli altri, non solo. Vedete quella scritta MADL in mezzo qua? Questo è un ulteriore data link che solo l'F-35 ha e parla solamente con gli F-35. E questo fa in modo, ed è quasi la cosa stupefacente, che è quasi trasparente al pilota, che i velivoli si parlano tra di loro. Io piloto il mio F-35, posso raccogliere delle informazioni, chiedere, cioè il mio velivolo chiede al velivolo che mi sta vicino di raccogliere delle informazioni per me e poi le presenta a me. E tutto ciò per me è indifferente. Quindi altissima situational awareness, che non vuol dire altro che consapevolezza, con un relativamente basso carico di lavoro per il pilota. Stealth, invisibile. Come si ottiene? Si può ottenere con tante cose messe assieme. La prima è la forma, una forma particolare che riflette le onde radar nemiche in un certo modo. Il motore che non deve essere visibile, se noi guardate, se vi capiterà, e vi invito i vostri dirigenti scolastici a venirci a visitare allo Stormo. Dal di fronte non si riesce a vedere il motore. Il motore è probabilmente una delle maggiori superfici riflettenti di ogni velivolo. C'ha una vernice particolare che assorbe le onde radar e non le fa riflettere. Tutto l'armamento, tutto il carico è contenuto all'interno del velivolo. E poi ha una capacità di emettere pochissime emissioni, di avere poche emissioni, perché tutto ciò che emette può essere visto dagli altri. Ecco che quindi, mentre una volta per affrontare una situazione del genere servivano tanti velivoli di quarta generazione, adesso con pochi F-35 si riesce ad andare. Allora uno può pensare, ma allora quindi i velivoli di quarta generazione non servono più? No, perché tutto ciò che vola, come un po' tutto nella vita, è un compromesso. Quindi il velivolo stealth, per essere stealth, deve cedere qualcosina. E quindi magari sono le capacità di carico oppure altre cose che adesso non voglio andare a sviscerare perché vi ammorberei probabilmente. Qua andiamo veloci perché tanto... Ok, qualche piccolo dato sul velivolo, è sicuramente un velivolo supersonico, fa Mach 1.6, stiamo parlando di circa 1800 km/h, più o meno 1900, dipende dalla quota in realtà. Può tirare, ogni tanto se qualcuno guarda la Formula 1 sentite parlare di G. I G della Formula 1 sono G laterali, quindi ci spingono di lato, un po' come quando fate la curva in macchina. Quelli sono molto molto sopportabili, non danno molto fastidio, al limite può dare un po' fastidio al collo. Questi, quando vedete 9 G positivi, dovete pensare ad essere dentro una lavatrice. Sostanzialmente quello è la sensazione che si prova. E poi questo aggeggio, il casco. Il casco è qualcosa di estremamente tecnologico. È un casco che ci permette innanzitutto tutte le informazioni ci vengono proiettate sul visore, sulla visiera. Ci permette di selezionare particolari modalità per le quali possiamo vedere all'infrarosso, quindi di notte. Ci permette, tramite una serie di telecamere che sono tutte attorno al velivolo, di guardare attraverso il velivolo. Cioè, se io attivo questa modalità, guardo i miei piedi e non vedo i miei piedi. Non vedo il velivolo, vedo la terra. Se mi giro verso le ore 6, vedo chi mi sta dietro, non vedo il velivolo. È un qualcosa di apparentemente molto semplice, ma tecnologicamente molto molto avanzato e molto difficile da replicare, anche perché per chi studia un po' di fisica,
c'è da risolvere un po' di problemi di parallasse, per esempio. C'è la differenza tra il punto di vista della telecamera e l'occhio umano. L'abitacolo è molto semplice, non ci sono pulsanti. C'è solo un grande schermo, più o meno così, touchscreen, dove il pilota può selezionare varie modalità, si può sistemare tutti gli strumenti come vuole, come meglio crede, può richiamare tutte le informazioni che vuole. Non vi tedio oltre, sono andato velocissimo e faccio partire un altro video. Hai mai pensato a qualcosa che sia in grado di intrufolarsi in una stanza, abbassarne le luci e che, senza essere visto, sia in grado di carpire, registrare e trasmettere in tempo reale tutti i discorsi delle persone presenti? E hai mai pensato alla possibilità che questo qualcosa, quando e se necessario, sia in grado di colpire e lasciare la scena senza lasciare traccia? Vi sto parlando delle capacità e delle potenzialità del velivolo F-35, il più moderno ed avanzato jet da combattimento mai sviluppato, in dotazione al 32esimo Stormo di Amendola. È un caccia omniruolo ed è quindi in grado di assolvere simultaneamente tutte le missioni della dottrina del potere aereo, da quelle di difesa aerea all'attacco al suolo, dalla ricognizione alla guerra elettronica, fino alla neutralizzazione delle difese avversarie. Tutto ciò sfruttando la capacità netcentrica e la propria bassissima osservabilità. Il sistema può essere inoltre impiegato in molteplici contesti operativi, dai ghiacci del Baltico o dell'Islanda ai deserti del Medio Oriente. Il programma F-35 nasce nella prima metà degli anni 90. Ad oggi i membri di questo partenariato internazionale sono Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Canada, Danimarca, Olanda, Norvegia e Australia. Al di fuori degli Stati Uniti, i velivoli vengono assemblati presso siti industriali d'avanguardia solamente in altre due nazioni, il Giappone e la nostra Italia. Le versioni di dotazione dell'aeronautica militare sono due, l'F-35 Alpha, Conventional Takeoff and Landing, a decollo e atterraggio convenzionali, e l'F-35 Bravo, Short Takeoff and Vertical Landing, a decollo corto e atterraggio verticale. L'F-35 gode di una geometria altamente aerodinamica, che contribuisce a ridurre la segnatura radar del velivolo e garantisce l'importantissimo vantaggio del poter agire con furtività. La versione Alpha ha un'apertura alare di 10,60 metri, poco meno della distanza del dischetto di un calcio di rigore dalla linea di porta. È lungo 15,60 metri e la sua altezza totale è di 4,33 metri. Una curiosità sull'F-35 Bravo. Pensate che potrebbe atterrare nella famosissima Piazza di Spagna a Roma. L'F-35 è dotato di un impianto propulsivo costituito dal motore Pratt & Whitney F-135, in grado di sviluppare con post bruciatore una potenza di 191 kN. Inoltre, l'F-35 Bravo è dotato di una ventola di sollevamento, la Rolls-Royce Lift System. Questa potenza permette al velivolo di raggiungere una quota massima di oltre 16.000 metri, con velocità che possono raggiungere 1,6 Mach, quasi 2.000 km orari, circa 6 volte la velocità di punta di una supercar. L'F-35 è in grado di trasportare tutto l'armamento all'interno della propria fusoliera per non rinunciare alla caratteristica stealth, oppure, come i velivoli alle mie spalle, essere configurato in modalità Beast Mode, con armamento reale o inerte per massimizzare il carico. Couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There
Il casco in dotazione rappresenta una vera e propria interfaccia tra il pilota e il velivolo. Grazie ai sensori integrati nella fusoliera, sul suo visore vengono riportate le informazioni più importanti e il pilota, oltre ad avere una visione a 360 gradi, può compiere tutte le più critiche azioni senza dover togliere lo sguardo da ciò che lo circonda. L'insieme delle sue caratteristiche, la bassissima osservabilità radar e segnatura termica, stealthiness, l'integrazione completa dei sistemi di scoperta e comunicazione, sensor fusion, la capacità di scambio di informazioni, net centricità e una logistica globale completamente innovativa ne fanno un velivolo di quinta generazione. Ma è la data fusion quella caratteristica che, unendo tutte le informazioni provenienti dai sensori del velivolo, permette in tempo reale di avere una situational awareness di gran lunga superiore a qualsiasi velivolo da combattimento del panorama mondiale. Allora, io ho finito. Se c'è qualcuno che vuole farmi una domanda, me la può fare subito, oppure sicuramente anche dopo, qui fuori, io mi intratterrò un po'. Ma una cosa vi invito a venire a trovarci, perché dietro agli aerei c'è un mondo. Questi sono solo la punta dell'iceberg. L'aeronautica è molto, molto di più. Grazie, grazie comandante. Colonnello Roberto Massarotto ci ha proiettati davvero in uno scenario, direi soprattutto alla luce di quest'ultimo video, quasi da film, con queste ritrovate anche così sofisticati e quindi veramente devono destare un po' di curiosità, per cui rinnovo l'invito eventualmente a delle domande da parte vostra.